Vogliamo garantirci, e questo è inutile nasconderlo, la possibilità di disporre delle risorse necessarie per supportare l'onere dell'organizzazione di un movimento politico a livello nazionale, dove, e qui vorrei essere molto chiaro, noi vogliamo contraddistinguerci dagli altri partiti per la moralità sul piano della gestione delle risorse. Allora, abbiamo chiarito che noi non chiediamo le tessere a nessuno e non riteniamo che l'adesione al movimento sia in cambio di una quota associativa che viene versata, ma riteniamo che l'adesione al movimento corrisponda ad una partecipazione concreta nella condivisione dei valori e dei principi del movimento. Ma vogliamo che le sedi presenti sul territorio, e dobbiamo fare in modo che crescano e si diffondano sempre di più, perché è solo all'interno di una sede che può avvenire l'incontro tra le persone, ed è solo incontrandoci che potremo, come dire, creare e consolidare quel rapporto di fraternità che ci porta a marciare mano nella mano verso il successo della nostra missione. Ebbene, queste sedi è bene che siano autofinanziate da parte di persone che sul territorio ci credono e che donano il proprio tempo, mettono a disposizione le proprie competenze, si impegnano ad accrescere il numero delle persone che aderiscono a questa proposta valoriale, culturale e politica, e per chi ha la possibilità dare anche un contributo finanziario. Noi abbiamo costituito, e anche questo lo dico con orgoglio, un comitato che si chiama Sì a Magdi Cristiano, Sì a Io Amo l'Italia, che vuole promuovere la raccolta fondi, e questa sera inizieremo qui a Milano con una cena di raccolta fondi alle 20:30, ovviamente siete tutti quanti benvenuti. E questa raccolta fondi, come dire, ha la particolarità che è una raccolta fondi finalizzata a favorire il territorio. I soldi restano sul territorio, servono a sviluppare l'attività del movimento sul territorio e a promuovere la campagna elettorale sul territorio. Non chiediamo a nessuno di dare dei soldi a qualcun altro che sta da qualche altra parte. Ciascun euro che viene versato bisogna che si tocchi con mano che quell'euro corrisponde ad un bene per se stessi. Questo è fondamentale. Al riguardo aggiungo che noi siamo contro qualsiasi tipo di finanziamento pubblico, anche sotto forma di rimborso elettorale ai partiti, perché abbiamo toccato con mano che questo denaro che viene percepito come se fosse denaro di nessuno, finisce per essere fonte di degrado morale dei partiti. Quando Umberto Bossi arriva a sostenere che questi soldi sono nostri e possiamo farne ciò che ci pare, li possiamo pure buttare dalla finestra, significa che qualcosa di estremamente grave è accaduto, e al pari di qualsiasi altra associazione, oltretutto non riconosciuta, che non è pertanto tenuta a presentare i propri bilanci, anche i partiti politici, come tutte le altre associazioni, è bene che le fonti di introito li trovino, li ricerchino tra coloro che credono nella loro attività, che sono interessati a sostenerli, ovviamente attraverso delle regole così come ci sono ad esempio negli Stati Uniti, che garantiscono che non possa esserci, diciamo, un colpo di mano da parte di chi attraverso i soldi impone la propria volontà sul partito. Bene, vogliamo anche far sì che
questa nostra bella realtà possa essere coronata da successo attraverso la maggiore visibilità, visibilità che è mediatica e anche pubblica. Su quella mediatica noi ci stiamo impegnando per avere dei nostri canali di esposizione mediatica a partire da questi schermi che diffondono sia dei contenuti politici ma sia anche della pubblicità di imprenditori amici che ci danno una mano, ed è un qualcosa che vogliamo diffondere a livello nazionale perché è un mezzo di autofinanziamento della sede e lo faremo. Ma vogliamo che questa visibilità possa esserci anche attraverso quelli che sono oggi dei canali istituzionali. Ci impegneremo affinché ci sia dato maggior spazio nelle televisioni pubbliche, sia quelle dello Stato sia quelle private. E al riguardo apro una parentesi per dire che non è un caso che non si parli di noi e che si parla tantissimo ad esempio di Beppe Grillo. Cioè, sicuramente Beppe Grillo è come dire, mi batte 10-0 sul piano della comicità, questo è indubbio. Però c'è un fatto che, come dire, non passa inosservato. Cioè, qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, ha i titoli di apertura dei giornali, dei telegiornali. C'è una strategia deliberata dietro a questa vasta eco che viene accordata a Beppe Grillo. E questo non accade per caso, nulla accade per caso. Loro vogliono che Beppe Grillo cresca, perché più cresce Beppe Grillo e più i poteri finanziari forti dormono sonni tranquilli. Grillo e Monti sono speculari, entrambi stanno distruggendo l'Italia. Monti la distrugge sul piano della finanza, sul piano dell'economia, sul piano dell'impresa, sul piano sociale e delle famiglie. Beppe Grillo sta distruggendo ciò che resta delle istituzioni, della politica, dei partiti, ma entrambi distruggono. E da questa distruzione si crea un vuoto che rende più facile protrarre e imporre sempre di più l'arbitrio della dittatura finanziaria e della dittatura del relativismo, dove noi poi alla fine finiremo anche antropologicamente per ridurci e concepirsi come un semplice tubo digerente, dove ringrazieremo i nostri padroni se riusciremo a sfamarci a fine giornata, e dove man mano ci diranno che non c'è più nessuna certezza persino in quello che è l'ABC della nostra umanità, il nostro essere persone, il nostro essere famiglia, la concezione della vita, tutto viene sempre più declinato al plurale. Noi vogliamo che questo cambi, ci impegneremo in tutti i modi per farlo, ed è fondamentale che d'ora in poi si facciano sia degli incontri come oggi qui al chiuso dentro le nostre sedi, ma soprattutto dobbiamo fare più incontri fuori, in mezzo alla gente, per la strada, nelle piazze, con dei banchetti, con dei gazebo. Dobbiamo dire agli italiani che noi ci siamo, e dobbiamo dire agli italiani che ci siamo attraverso delle iniziative concrete in cui, partendo dai problemi reali della gente, offriamo delle soluzioni che siano pragmatiche ma al tempo stesso anche ambiziose, lungimiranti. De Gasperi distingueva tra il politico, oggi diremmo il politicante, che guarda alle prossime elezioni, e lo statista, che guarda alle prossime generazioni.
Noi vogliamo guardare lontano alle prossime generazioni, vogliamo aver cura dei nostri figli e dei nostri nipoti, ovviamente partendo da una seria considerazione della realtà attuale, ma uscendo dal seminato. Non diamo nulla per scontato e vogliamo avere come unico punto di riferimento la persona, la famiglia, la comunità locale, i valori, le regole, il bene comune. Sono estremamente fiducioso nella possibilità che questo miracolo possa realizzarsi. C'è come dire, un terreno che è da un lato devastante, da un lato estremamente preoccupante, ma dall'altro estremamente fertile, estremamente promettente. Dipende da noi, dobbiamo crederci fino in fondo, dobbiamo impegnarci tutti quanti insieme, dobbiamo farlo seriamente, ognuno secondo le proprie possibilità. Non si chiede a nessuno nulla che sia al di sopra delle proprie possibilità, ma si chiede a tutti di essere partecipi. Chi lo può fare con una piccola donazione sarà ben accetto, chi lo può fare donando un'ora o due alla settimana del proprio tempo sarà ben accetto, chi lo potrà fare mettendo a disposizione le proprie competenze, penso ai professionisti che possono dare una mano a dei cittadini gratuitamente per risolvere dei loro problemi, parlo di avvocati, parlo di commercialisti, di fiscalisti, e chi lo potrà fare riuscendo con le sue capacità ad accrescere il numero degli aderenti a Io Amo l'Italia sarà ugualmente ben accetto. La nostra sfida è di riuscire ad arrivare alla vigilia delle prossime elezioni come una realtà credibile, che ha una presenza territoriale, un radicamento territoriale diffuso in tutta Italia, dove le nostre sedi pullano di vitalità, dove i nostri protagonisti si sentono veramente partecipi, impegnati in questa missione, dove alla fine anche i giornali saranno costretti a parlare di noi, ne parleranno sicuramente male, ma saranno costretti a parlarne, e noi contrabbanderemo attraverso i nostri mezzi di comunicazione di massa. Siamo in addirittura d'arrivo per l'attivazione della nostra web tv, di una televisione via internet. Ci saranno altre iniziative che prenderemo per avere una visibilità mediatica, ma la dimensione che a me maggiormente interessa è quella del rapporto diretto. Se ciascuno di noi giorno dopo giorno si impegna a far conoscere la nostra realtà anche ad una sola persona e magari riesce a convincerlo, noi possiamo farcela. Noi dobbiamo d'ora in poi concepirci come autentici protagonisti di verità e di libertà, come testimoni di quel connubio indissolubile tra fede e ragione, e come costruttori di una nuova civiltà che mette al centro i valori non negoziabili e la certezza delle regole e persegue il bene comune. Andiamo avanti a testa alta, con la schiena dritta, e ce la faremo. Grazie.